Cuba ormai è una terra di frontiera, l'embargo non c'è più. Sì, però l'affare qual è? Stanno assegnando wifi in nuove zone fuori città. Se avessi bisogno di soldi. Quanto? 20.000. Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani. Siete venuti qua a cercare fortuna? In certo senso, sì. Poi gli italiani vengono sempre con la scusa di vedere gli ultimi comunisti. Poi invece alla fine vogliono solo scopare. Ecco, noi non siamo proprio quel genere là di italiani. Si vede. Pensa un posto così in Italia. Wi-Fi solo a Piazza Navona. Vaticano no? Vaticano chi glielo toglie? Papa ormai sta in fissa con Twitter. Se nota che tu pormi è tan loca. Tu mi vuoi già bene. È strano, eh? È proprio diretta. Perché tu sei madre. Che so io? Ci ubriachiamo? Io chiedo, sicuro che tu non... Vivo a Cuba da poco, però sono felice. Mi sento già una persona nuova. Tu magari stai pensando, chissà, uno stronzo come questo, perché sta con quella. Quella là, 30 anni fa, era così. Tu la vedi? Dividi per due. Teniamo l'italiano vigliaco, a chi? Vigliaco! Italiani vigliacchi? Sì. Ma coglione, sei uno stronzo sei. Vai, vai. Che 7 anni di giudo ho fatto. Ti mostrerò come speciale. Senta, ma tu sei sicuro che stiamo facendo bene? Ti ricordi che mi hai convinto col wifi, io? Torno in Italia, vado via. Oh no, mañana. Mañana. Hoy la noche está buena para la pesca. Ti parlerò di chi è speciale. Quanto è noioso saper volare. Aiutami, Sandro. Non è fuori che sono a pezzi. È dentro che si è rotto tutto. Lo sai da qui, ci importa poco di voi. Gli alberi.